adesso io già mi piace star qui e la musica è tutta, mi piacete tutti, però io vi voglio fare una domanda, mi dispiace perché l'Italia è una vigilia importante, o mi promettete che domani andate a votare, altrimenti io non parlo. Alzi la mano! Oh, tu no, tu no! Pensa! Persino il Papa si è spaventato, ha visto il Giappone, dice guarda che qui le centrali, quindi siamo insieme al Papa, non potranno dire stavolta che ce l'ho col Papa, porca miseria. È importante, come moderatore ci devi moderare, perché sarà ben dura, ci legano tutti qui al primo. Già dalla prima canzone, Città Vecchia, appare abbastanza chiaro il tragitto di questa serata. Ci sono delle preziose contraddizioni che innervano tutta l'opera di De André e che fortunatamente sono fonte di meditazione e ricchezza per noi. A sentire parlare di Città Vecchia, questo vecchia ti dà un'idea di aggettivo brutto, deteriore, invece no, invece è un aggettivo quasi nostalgico, perché in quella città c'era molta più umanità di quella che c'è oggi nelle città, e qualcuno dice vabbè, ma ci sono tanti difetti oggi, quella volta, oggi ce ne sono altrettanti se non di più, e quel Città Vecchia rivolto a un discorso umano e spirituale è un apprezzamento e non è un disprezzo. E a proposito di spiritualità, vorrei sentire quelli che dicono che laicità e spiritualità non vanno d'accordo, vorrei sentirli dopo aver sentito le canzoni di De André. Mezza sega, pippa di formica, occhio che scoreso e con lo spostamento d'aria te mando al creatore. Questi erano solo alcuni degli epiteti con cui mi si rivolgevano cugini, compagni di scuola, quelli del mio quartiere. Fu un'infanzia molto pesante. Non mi volevano nelle bande, nei giochi, nelle competizioni, o meglio, ero come un soprammobile. Loro si divertivano, lottavano, si spingevano, si azzuffavano e io stavo lì a guardarli. Sei troppo gracile, ti rompi subito. Com'è sottile quel ragazzo, un cotton fioc, uno starnuto visto di profilo. Anche l'adolescenza l'ho passata in una campana di vetro. Il fatto è che più gli altri crescevano e più a me non mi si vedeva. Diventavo sempre più trasparente. Neanche alla leva mi vollero, e questo in certi ambienti è uno smacco. Una cosa è sei tu che sei furbo e ti fai scartare. Per me invece quello fu l'ultimo segno di un chiaro rifiuto. La società non mi voleva, la società neanche mi vedeva. Un giorno, mentre me ne stavo a dondolare sul balcone, sentii delle voci che imploravano qualcuno, un tipo strano, magro, scuro, che se ne stava in silenzio. Finiti i lamenti degli altri, il tizio rispose: due giorni, non un'ora di più. Poi sembrò notarmi, e quando stava per andarsene, d'un tratto si fermò, si voltò verso di me: ehi tu, hai da fare? Era ingobbito, camminava col bastone, occhi liquidi e nervosi, abito liso che una volta poteva anche essere stato elegante, ma che poi lui ci era smagrito dentro. Vieni, seguimi. E mi portò nella sua bottega. Un buco di polvere, robe vecchie, ciarpame, oggetti impensabili, anticaglie. Da un cassetto tirò fuori una specie di registro, lo aprì. Vedi? Qui io ho prestato. Ho prestato denaro a tutte queste persone. Potrei dirti che l'intero quartiere deve a me la sua crescita, la sua ricchezza. Guardati intorno, case, palazzi, tutti quelli che incontri dall'incrocio giù fino al viale devono pagarmi le rate mensili per quello che io ho dato loro, per quello che ho concesso loro di vivere. Ma ormai sono vecchio,
per andare in giro a riprendermi il mio. Da ora in poi sarai tu a riscuotere. Cosa che posso fare? Si lungo e braccio e può fare mai na. Se in fondo e braccio e lungo e ma do massacrare. E mi compugno di che panio, con una cascetta largandio. Giusto per scondermi cu vestiu de rianfio. Ossa rancide e tossiva ogni tanto per schiarirsi, ma la sua era la voce dell'angelo annunciatore che tra squilli di trombe celesti mi sollevava dal pantano, dalle sfiste, dall'inerzia del mio destino. Vado in giù a cercare di ne, a che sei tegna che l'han preste, e che domando timidamente, ma in mezzo a gente, e a chi non vede a sera giun, che pade strania contro tron. Che mando a di che vive le cao, ma buon marco. Mi son apito e ma rispettar, e non annaggio a contar, che quando aviti male strasse, che do di me. Ora avevo motivi solidi per avvicinarmi alle persone. Questo avrebbe finalmente cominciato ad accorgersi di me. Ora avevo nelle mani il segreto delle loro, dei loro sbandierati successi, delle macchine acquistate senza potersele permettere, delle loro vacanze, delle scappatelle, dei loro vizi inconfessati. Quel filo di ragno in balia del vento che era stata la mia vita fino a quel momento aveva agganciato la vorticosa corrente del denaro, conoscendone la sua più nera vertigine, l'usura. Ora sì che mi vedevano, ah, mi vedevano arrivare fin da lontano, sentivo le voci sussurrate al mio passaggio, arriva, arriva, eccolo, chi? Come chi? La sfortuna è un avvoltoio che gira intorno alla testa dell'imbecille. Faber ci racconta che aveva letto la storia a Genova di un uomo che si chiamava Sinan Capudan Pascià e ascoltato i racconti fatti dalla gente della foce, scoprì così l'esistenza di questi personaggi straordinari come il Cicala, marinaio genovese rapito dai turchi e diventato col tempo gran visir assumendo proprio quel nome lì, Sinan Capudan Pascià. Dall'altra parte dell'Italia del Nord, proprio vicino a noi, a Montereale Valcellina, si consuma una storia simile. Un bambino, o poco più, viene rapito dai turchi durante l'invasione del 1499, quella di cui parla Pasolini nel suo dramma I Turks dal Friul, per intenderci. E molti anni dopo, da adulto, ci ritorna come capitano mammalucco. Quali emozioni, quali tormenti emergono, quali vibrazioni nel rivedere i luoghi della propria infanzia? Cosa si è smarrito? Come legittimare in quell'istante, davanti a quelle visioni, quegli odori, quei suoni smarriti, l'incontro tra quello che è accaduto con l'altissimo prezzo pagato e quello che sarebbe potuto essere se il Cicala, il giovane marinaio, invece che essere rapito e portato via dai turchi, fosse rimasto a Genova. O quel bambino, di nome Jacopo da Malmisio, fosse rimasto a Montereale Valcellina,
quale destino sarebbe stato preferibile? Quanto costa la fortuna, la carriera? Costa quanto l'anima o di più? Chi aspassa sulla gale, li sabrissi tu in la lune, la meglio resta della caere, parnosticcia la fortuna. In tal niez dal mar le un pestarond, che quan calvio li brutis al basso il font. In tal niez dal mar le un pesabale, che quan calvio li bielis al venga gale. E tal niez dai ais caer in dise no, e anch'oltis li giambis e miei braznios, di che volte il chiantro ha chiantato il tambur e il lavoro le diventa tu. Le metto a dire ma preso ne e spurte e spurte rem fin dal pit. Le metto a dire ma reme plere e tire tire rem fin dal pit. E piste la me storia, e io ti la vuoi conta, po prime che la vecchia, a mi pesti in tal peste, e pista le riguard, mi riguarda la ciale, ma sui libri sta la storia, sin anche putan pascia, e sotto il tamon dal grand chiar, con la muse in un brodi forment, un egnot che in fretta ti muart. Ti mastie, ti spude, ti mastie, e il bei sentata al pense alla me che, e al viotli suri sulle aghe basse, i giri il tamon alibet, e salvi la vite alla barche. Amor mio, via l'amor, la sfortuna è un grifo, che gira attorno al chiave, dall'imbecille. Amor mio, vi è l'amor, la sfortuna è un uccello che svola tor a tor dal culto a me. E chi sta la mia storia, e io ti la vuoi conta, po prima che la vecchia è, a mi pesti in tal peste. Mamma metta al puesta al signor in tal mietta al mar le un pestarot che quan calvio li brutis al vaso il front in tal mietta al mar le un pesa male che quan calvio li bielis al vengare.